Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video su Smanettoni del PC. Io come sempre sono Hydrogen e quest'oggi sono da solo. Perché sono da solo? Perché non andremo a trattare di gameplay o a giocare una partita su Minecraft oppure su Point Blank, ma bensì sono per farvi un video tutorial. Tutorial in cui vi farò vedere quattro cose, ovvero come installare lo Shiginima Launcher, come far funzionare la X-Ray su Minecraft 1.8, come griffare una cesta privata in un territorio non cremato e come installare in Minecraft una texture pack. Allora, iniziamo per prima cosa su come far funzionare il launcher. Allora, per prima cosa dovete scaricare questo pacchetto tar che troverete nel link in descrizione, quindi leggete la descrizione. Lo apriamo dopo averlo scaricato. Shiginima Launcher V2000, Windows. Prendiamo il launcher e lo trasciniamo proprio sul desktop. Lo apriamo e la schermata iniziale si presenterà in questa maniera, ovvero non ci sarà nessun nome. Adesso c'è Hydrogen, ma a voi non ci sarà proprio niente, proprio sarà proprio vuoto. Allora, voi scrivete il vostro nome e cliccate su play. Qui, come diciamo, come versione proprio standard ci sarà la 1.8.8. Noi cosa faremo? Andremo a scegliere la versione che noi vogliamo tramite edit profile use version e useremo la versione che più diciamo ci garba. Io uso la 1.8 perché mi trovo bene e mi piace, anche perché la X-Ray lì funziona sicuramente, quindi va bene. E scegliamo la 1.8, clicchiamo su save profile, clicchiamo su play e inizierà a scaricare la versione. Eccoci qui nel secondo tutorial e in questo tutorial vi farò vedere appunto come far funzionare la X-Ray su Minecraft 1.8. Allora, tramite un altro link che vi lascerò in descrizione, dovete scaricare questo file .jar che appunto per essere aperto ha bisogno di Java. Dopo averlo scaricato lo apriamo e si apre questa piccola finestrella. Noi da questa piccola finestrella, tramite questo menu a tendina, possiamo scegliere la versione su cui installerà X-Ray in base alla versione che abbiamo scelto prima sul launcher. Allora, se noi abbiamo scelto la versione 1.8, clicchiamo 1.8. Non guardate 1.8 X-Ray perché quella è la versione che io già ho, che ho già installato. Clicchiamo su 1.8 install e qui appunto ci chiede se Minecraft è chiuso correttamente, diciamo. Se Minecraft è chiuso, clicchiamo su ok. Se non è chiuso, lo dobbiamo chiudere e poi clicchiamo su ok. Qui ci darà il nome che appunto imposterà per quella versione con la X-Ray e cliccate su ok per far diciamo avviare l'installazione. Io non lo faccio perché l'ho già fatto, come avete già visto, e la X-Ray funzionerà. Eccoci nel terzo tutorial, ovvero come far funzionare una texture pack su Minecraft. Per far funzionare la texture pack, per prima cosa dobbiamo inserire nella propria cartella nel punto Minecraft. Per fare ciò basterà cliccare tasto Windows ed R insieme e si aprirà la finestra esegui. Nella finestra esegui noi scriveremo % app data % e si aprirà questo qui, roaming punto Minecraft resource packs, e trasciniamo proprio la texture. Poi Minecraft e qui diamogli il tempo che si avvii. Andiamo su opzioni, pacchetti di risorse, clicchiamo questo tasto che si trova sulla vaniglia BDCraft, portato da quest'altra parte, e clicchiamo su fatto. Aspettiamo che installi la texture ed ecco fatto, questa qui è la texture vaniglia BDCraft per 128. Bene ragazzi, eccoci qui nel quarto tutorial, ovvero come griffare una cesta privata in un territorio non cremato. Allora, quello di cui abbiamo bisogno sono delle rotaie, una tramoggia e un carrello da miniera. Allora, prima cosa dobbiamo trasformare il carrello da miniera e la tramoggia in un carrello da miniera con tramoggia. Per fare ciò basterà mettere la tramoggia qui e il carrello qui e non appunto il carrello da miniera con tramoggia. Prendiamo e lo posizioniamo in questo punto ed ecco qui, come potete vedere inizia a scendere la roba, cioè nella chest. Quindi queste pozioni, debolezza e altro. Bene ragazzi, il tutorial finisce qui. Se il video vi è piaciuto, mi invito a lasciare un bel like, a commentare e ad iscrivervi. Inoltre vi invito a commentare se questi tutorial vi piacciono e posso farne altri. Qui da Hydrogen è tutto e ciao ciao!